Pirlo fischia la fine. E quindi è il momento di rialzare la testa, nonostante la beffa firmata Immobile all'88esimo del derby, nonostante una vittoria che non è arrivata e quindi due punti persi, ma con una classifica che comunque ci sta dando abbastanza ragione, nonostante un avvio di campionato un po' rallentato, non troppo ragione, perché la Juventus è già in fuga a 39 punti dopo 14 giornate, segue la Lazio a 28, la Roma a 27, Roma a meno 1, Roma che come nel derby reale, in caso di vittoria avrebbe potuto scavalcare i cugini biancocelesti. Non siamo riusciti a vincere e me rode il culo. Però, perché il batto c'è sempre, mi è arrivata una cosuccia, voi sui social, in particolare su Instagram, già l'avete vista. Guardate un po' che cos'è la seconda maglietta di quest'anno, la seconda maglietta con Marconi 7. Guardate un po' cosa c'è sulla manica. Tac, Champions League, di qua anche la patch Respect. E come mi è arrivata sta maglietta? Allora, vi sta comparendo una scritta qui sotto, ovvero Divise Calcio Top, ed è un sito con cui sto collaborando, molto semplicemente, che mi ha inviato questa bellissima maglietta, tessuto fantastico, praticamente lo stesso, anzi senza praticamente, lo stesso tessuto di questa. Questa qui l'ho presa pagandola un boato a Roma Store, e mentre questa qui mi è arrivata da questo sito. Cosa voglio dirvi con questo? Che se voi andate nel link qui sotto in descrizione e inserite il coupon Marconi, senza Federico, senza Fede, senza niente, soltanto Marconi, avrete il 5% di sconto, mi sta a cascare tutto, sugli acquisti di maglie, ma qualsiasi tipo di maglie, nazionali, maglie storiche, appunto queste maglie qui di quest'anno, prima, seconda, potete far inserire il nome e il numero che volete voi, anche che ne so, Tuzia Guapelata 69, quello che vi pare a voi, no? E quindi mi raccomando ragazzuoli, fatelo perché è una figata ed è una maglietta che noi andremo a utilizzare. Adesso magari vi farò spedire anche la terza, così famo le cose fatte bene, per le gare in trasferta. Quindi quando su FIFA metterò la maglia bianca utilizzeremo questa. Niente, sono proprio drogato, eh. Non sarà però il caso della prima giornata, o meglio della prima partita che andremo a giocare, la 15ª giornata di campionato, Roma-Spal. Ecco, infortunio in allenamento, cerchiamo di capire un po' cos'è. Lobot ci ringrazia, non so per cosa, francamente, perché non ha mai giocato. 3 mesi Manolas! Non ci credo, dai. Non è vero. Avevamo trovato una sintonia lì dietro, Manolas poi su tutti i ragazzi stava spaccando, perché col Chelsea ha fatto i buchi lì dietro. A questo punto intanto andiamo, ecco, mi avete chiesto Nainggolan che fino ha fatto. Nainggolan semplicemente stava poco bene dal punto di vista fisico e quindi cioè, è restato fuori perché si era fatto male. Poi Pellegrini comunque era in palla, il ninja non al 100% e quindi ha continuato a giocare lui. A questo punto allora il titolare diventa Juan Jesus per gerarchie, con Fazio che passa a destra, Jesus che comunque ha giocato molto bene in questo avvio di stagione, ma occhio a De Ligt che potrà trovare più spazio, tra l'altro sta crescendo tantissimo il ragazzo, se andate a rivedere gli episodi scorsi dall'inizio della carriera era molto scarso per così dire, ma è normale che un giovane, ma di prospettiva l'abbiamo preso e sta salendo molto. Un altro che troverà spazio sarà sicuramente Moreno. Quindi vi dicevo, in casa questa prima partita, poi andremo a giocare una trasferta contro il Nizza, così è, per chiudere il girone. Poi andremo a Cagliari, immagino che sarà una trasferta, no, seconda partita di fila in casa, quindi bene così. E poi attenzione alla Juventus, che però penso vedrete nel prossimo episodio. Quindi Spal, Nizza e Cagliari, episodio leggero questo, però cioè, siamo partiti con Manolas che sta fuori 3 mesi, leggero un par di palle. Il derby può cambiarti una stagione in positivo e in negativo. Chissà come ce la cambierà e se ce la cambierà dopo la beffa di Immobile, ma dopo comunque l'ottima, l'eccellente prestazione messa in evidenza contro i cugini biancocelesti. Ecco perché la Roma ha la necessità, non la possibilità, ma proprio il dovere di rialzarsi, e per farlo c'è solamente una prerogativa: vincere contro la Spal e battere la formazione di Ferrara, che sulla carta è nettamente più debole, ma attenzione a non sottovalutare nessuno, perché è una partita tutt'altro che scontata, è una partita che come detto si presenta in un momento complicato dopo il derby, non dobbiamo assolutamente sbagliarla. Questa è la Roma con Alisson tra i pali, Karsdorp, Fazio, Juan Jesus ed Emerson in difesa, con la linea 2 a centrocampo, torna Nainggolan a titolare a fianco di Capitan De Rossi, Keita, Marez e Kolarov, come vi dicevo prima, alle spalle di Edin Dzeko,
Roma che non schiera più di tanto turnover, almeno in questo avvio, perché appunto c'è la necessità di fare risultato. Poi il risultato acquisito potranno entrare i vari turnoverini. Kolarov dentro il pallone per Dzeko, che poi lascia Keita, forte ma impreciso, il primo squillo della Roma. C'è larghissimo Kolarov che va senza palla, Dzeko però ci mette un quarto d'ora nel girarsi e quindi attacca ancora la spalla, che comunque sta provando a giocare a pallone, ci sta anche riuscendo, passando in vantaggio col gol di Paloschi. Roma 0 Spal 1 dopo 17 minuti. L'ho detto che era importante e pericoloso quell'attacco formato da Paloschi e Borriello. Sono stato immediatamente ascoltato a malincuore. Pallone che passa sotto le gambe di Alisson, che però non ha troppe responsabilità, è stato bravo Paloschi a tenerla bassa. Buono il tocco di ritorno per Borriello, Roma che è bucata centralmente, Karsdorp con un grandissimo intervento, poi altro pallone recuperato da parte della Spal. Adesso la Roma fa veramente fatica, Paloschi, interviene Emerson ma non basta, sempre Paloschi al limite che allarga nuovamente per Arizzo, si capiscono i due, ancora Paloschi, Fazio rinvia su Schiattarella e poi fortunatamente fallo in attacco, calcio di punizione per una Roma shock, proprio non ci vogliamo bene. Attacca ancora la Spal, Borriello per Paloschi che va sul destro, poi il tocco di ritorno e la conclusione piazzata che termina sul fondo, ci dobbiamo svegliare, su! E Borriello la gira bene, a vuoto Fazio, occhio all'uno contro uno da parte di Kucharkic che raddoppia al 44esimo e addirittura 2-0 per la Spal, ma è un risultato meritato per la squadra di Ferrara che sta giocando a pallone. La Roma in completo stato di shock post derby. Paloschi, Juan Jesus, Roma che qui ha il campo per ripartire. Marez, l'appoggio centrale per Dzeko, sta riandando ancora l'Algerino, lo vede Dzeko, lo aspetta e lo serve adesso. Marez, la sterzata, poi pallone buono per Dzeko, al limite Keita, la mette in porta, l'urlo dell'Olimpico, il ruggito della Roma, 1-2. Poi interviene Fazio sul pallone, dice l'arbitro, Roma che quindi può ripartire nel contropiede con Marez. Cerca la giocata e va via lasciando sul posto Felipe. Sempre Marez inseguito da mezza Spal. Resiste, ha visto dall'altra parte Kolarov, lo serve adesso, in area, Kolarov, sinistro, Gomis! Marez, Dzeko di prima, dentro, gran palla per Keita, Keita, Gomis interviene, la porta è vuota però e si salva ancora la Spal. Occhio a Dzeko che è dentro. Parla ancora per Marez, attenzione, sta arrivando ancora Kolarov, altra chance per il serbo, sinistro ancora, è ancora Gomis, ma basta! Dzeko, lascia di tacco ad Emerson, carica il sinistro, ancora Gomis, ancora Gomis! Poi apertura per Emerson, c'è dentro sempre Dzeko, Emerson lo vede, lo serve, occhio a Dzeko che calcia, ha preso in pieno Economu, poi sta arrivando con Alon che prende il tempo e calcia anche lui, la prende ancora un giocatore della Spal, c'è Dzeko in area che lotta, prova a girarsi, finisce per terra, non c'è nulla! Non c'è nulla, ma Dzeko è rimasto giù. Dzeko si è fatto male. Dzeko si è fatto male, come fa a non esserci nulla? Si tocca il ginocchio dolorante, chiamata la barella. Dopo Manolas perdiamo anche Dzeko. Finisce qui. La Spal vince all'Olimpico 2-1. Clamorosa questa sconfitta, però motivabile molto semplicemente. La Roma si è dimenticata di giocare il primo tempo, perché poi nella ripresa abbiamo dimostrato che sarebbero bastati 45 minuti in più dal punto di vista di prestazione. Quindi dobbiamo piangerci addosso, piangere su noi stessi, perché è colpa nostra, colpa mia, perché avrò sbagliato qualcosina, ma colpa nostra, perché io posso essere forte quanto mi pare a giocare a FIFA, però se poi a un metro Kolarov, Nainggolan, Kolarov la dà là a Nainggolan, c'è qualche problemino. E intanto Edin Dzeko 3 mesi dopo l'infortunio di Manolas, che starà fuori per 3 mesi, anche Edin Dzeko starà fuori per una frattura alla caviglia rimediata contro la Spal. Sta piovendo sul bagnato. C'è chi ha fatto i salti mortali per trovare un posto allo stadio e poi ha dormito in macchina per non perdersi questa trasferta, perché l'amore vero non lo cancelli per una sconfitta e non puoi cancellare neanche quello di buono fatto in questo girone, in questo cammino in Champions League. Non puoi sciupare una stagione per una sconfitta, ripeto, oppure anche per un derby che non hai vinto, per una beffa alla fine. Non puoi condizionarti i sacrifici fatti fino ad ora.
Ultima giornata del gruppo C di Champions League, ultima giornata che vede la Roma impegnata contro la squadra che è fanalino di coda, il Nizza, i francesi che abbiamo battuto già all'andata per 1-0, a 9 punti nel girone. Come avete visto, non siamo primi da soli, ma vogliamo vincere per dare un segnale importante a noi stessi, ma soprattutto per arrivare primi nel girone e di conseguenza avere presumibilmente uno sorteggio migliore agli ottavi. Questo è il Nizza con un 4-4-2, occhio ai duelli davanti che saranno Balotelli, che tra l'altro all'andata ha anche sbagliato un calcio di rigore, e Plea con il buon Saint-Maximin che abbiamo conosciuto a Roma, perché me l'avete anche fatto notare voi nei commenti dell'episodio in cui abbiamo affrontato il Nizza all'andata, e anche chiaramente al Livorno. Detto ciò, andiamo anche a leggere la Roma, che chiaramente è un po' rimaneggiata perché Dzeko starà fuori 3 mesi, così come Manolas, allora lì sono tra i pali Florenzi, Fazio, Moreno che prende il posto di Juan Jesus, pessimo contro la Spal, ed Emerson in difesa, Nainggolan e De Rossi a centrocampo con Pellegrini, El Shaarawy e Perotti alle spalle di Gregoire e De Frel, quindi momentaneamente scelto il 23 che non è sicuramente Edin Dzeko, quindi attenzione perché l'assenza di Schick, il mancato riscatto dell'attaccante della Repubblica Ceca, si può far sentire ancora di più proprio adesso che siamo a inizio dicembre, in procinto del mercato di gennaio. Insomma, adesso un attaccante ci serve più che mai. Prova ad accendersi subito la Roma, ecco il cross, Moreno sulla linea giallè, un salvataggio incredibile sul capitano della nazionale messicana e sul centrale soprattutto della Roma. Occhio al Nizza che torna davanti con Plea, la sua apertura è ottima per Melu, poi il tocco di ritorno Plea, Melu, Balotelli in aria, sinistro all'angolino, e il Nizza in vantaggio all'11esimo, 1-0 per i francesi. Un gol pesantissimo, anche perché poi ricordiamo che loro sono costretti a vincere per inseguire l'Europa League, quindi da questo punto di vista sarà tutt'altro, una partita scontata. Florenzi, parte sempre il Shaarawy senza palla, prova a lanciarlo Alessandro Florenzi, lo stop del faraone che prova a girarsi, si gira bene, poi De Frel taglia il Shaarawy, ecco il tocco per lui, nel rigore affonda, salta l'uomo, poi rimpallo, Pellegrini non trova più il pallone, anzi sì, sinistro con deviazione, sarà calcio d'angolo, il ruggito di Lorenzo Pellegrini, prova il bonito, converge, crossa per De Frel che prova una girata incredibile, il Shaarawy anche lui, mica brutta la girata, cardinale c'è lo stesso, la Roma sta comunque giocando a pallone, questo è un bel segnale, e dorme di brutto, quindi Nizza insiste con Lesmelu dentro l'area per Plea che ricomincia da Melu dentro per l'inserimento di Seri, Alisson, Seri aveva preso il tempo in maniera incredibile e Alisson salva la Roma dal 2-0, poi i giallorossi si distendono anche con Stefano El Shaarawy, occhio al faraone e occhio a Pellegrini che arriva da dietro, visto e servito, Pellegrini dentro per De Frel che la fa passare, poi sinistro, cardinale, che bella azione della Roma e che bella partita. Poi sbaglia e tocco per El Shaarawy, attenzione al Nizza che riparte subito velocissimo con Balotelli, salta Moreno, poi il tocco per Plea, al limite pensa al destro, ricomincia da Balotelli e la palla in porta con una deviazione di Fazio, 2-0, gran gol di Balotelli. La partita è finita, la partita è finita. Allora, il Nizza con questa vittoria, mentre Nainggolan si dispera, attenzione, perché il Nizza con questa vittoria arriva a 8 punti nel girone, perché era a 5. Nizza 8, la Roma si ferma a 9, poi la prestazione la commentiamo dopo. Mi auguro che il Chelsea abbia vinto. Siamo passati di un punto, di un punto, ma clamoroso, perché il Chelsea in realtà esce dalla Champions, finisce quarto. Io in realtà pensavo che il Chelsea, probabilmente ho confuso l'Atletico col Chelsea prima, sì, perché quando ho visto la classifica prima della partita hanno fatto vedere la Roma e l'Atletico. Chelsea ultimo nel girone, clamoroso, comunque Roma agli ottavi. Adesso vediamo insieme gli ottavi di finale. Che te pareva? Vedete quando dicevo che era importante arrivare primi? Roma contro Barcellona, una sfida che tra l'altro noi conosciamo bene, una sfida che ci ha fatto emozionare, urlare parecchio. Roma-Barcellona, purtroppo è ovvio perché noi siamo arrivati secondi nel girone, loro hanno il vantaggio di giocare la prima fuori casa e poi il ritorno appunto, che sarà il 6 marzo al Camp Nou. Poi avremo la pausa per le nazionali, ma si parla di marzo ragazzi, prima di marzo. Adesso abbiamo il Cagliari per concludere questo episodio, poi concluderemo dicembre, nel prossimo episodio inizieremo il calciomercato perché non ci sarà la pausa, vi ricordo, da quest'anno, pausa che è spostata in realtà a fine gennaio, quindi tra fine gennaio e inizio febbraio, anzi in realtà più che fine gennaio e inizio febbraio
dopo il 6 gennaio c'è la pausa per i nazionali, una cosa che francamente non ho capito, perché mi fai tornare a giocare la prima di ritorno per poi fare la pausa? Non ha senso, tra l'altro giocheremo anche la Coppa Italia, quindi una pausa che in realtà non c'è proprio, bastava dirlo. Nevica allo Stadio Olimpico, nevica in questo pomeriggio del 17 dicembre 2017, la Roma di fronte al Cagliari in un match che diventa fondamentale a questo punto, perché si dice che le grandi squadre non perdano mai due partite di fila o comunque non perdano punti per due partite di fila. La Roma invece ci sembra un po' in un periodo di crisi, ha rallentato molto come vedete dalla classifica, pur avendo comunque una partita in meno rispetto alle altre, insomma ha rallentato molto la sua corsa, pareggio nel derby e poi sconfitta contro la Spal. Insomma, l'Olimpico sta diventando quasi un nemico per gli 11 di Marconi che oggi cambia modulo per l'occasione, come vedrete tra poco dalla grafica. Si passa a un 4-3 con il falso 9, vista soprattutto l'assenza di Dzeko e un De Vrij che convince e non convince, quindi El Shaarawy da falso 9 con Perotti largo a sinistra e Mahrez largo a destra. Abbiamo visto anche qui il tridente delle meraviglie, speriamo possa essere. Eccola qui la Roma, c'è anche De Ligt in difesa, ci aveva chiesto di giocare, chiaramente subentra perché può dimostrare molto, perché sta crescendo tantissimo, si sta allenando bene e questo è importantissimo, ma bisogna soltanto pensare alla vittoria oggi, perché appunto è fondamentale per varie ragioni, è fondamentale per il fatto che non vinciamo in casa da due partite, è fondamentale perché non vinciamo in generale da tre partite ed è fondamentale per il morale e per la classifica. Emerson, sempre più confermato largo a sinistra, occhio al momento di Nainggolan, Emerson lo ignora, fino in fondo, prova addirittura il destro, non è male, risponde lui a Guidetti. Emerson Palmieri al sesto minuto. Emerson qui ha preso il tempo benissimo, poi Perotti chiude il triangolo egregiamente, prende il fondo e crossa, Brescia la wicca aggancia, la gira, è bravo, ben posizionato una difensore della Cagliari. Roma che quindi si distende con Riad, il tocco centrale sbagliato, Civerini rimedia, arriva De Rossi che riesce a toccare per El Shaarawy, ma anche Perotti senza palle, il lancio è per lui, lungo forse, la tiene però al Monito che la rimette, rimorchio El Shaarawy addirittura per Nainggolan e Ionita. Devo dire buona Roma in questi primi 19 minuti dal punto di vista dell'atteggiamento, un po' goffi però quando arriviamo davanti, questo va detto. Il Florenzi alza ancora, un buon campanile per Mahrez che arriva sul pallone, arriva sul fondo e arriva a crossare per Perotti, Van der Vill, poi c'è Pellegrini al limite, va sul destro, palla che diventa buona per De Rossi. Guidetti allora, un buco centrale lasciato da Juan Jesus, lo prende Gio Pedro che vince a correre in pallo, fino in fondo, Cagliari in vantaggio, non ci perdonano nulla, ma Juan Jesus si mette le mani in faccia e fa bene perché è impazzito, ha cominciato a rincorrere tutti fino all'area di rigore delle Cagliari e poi ha lasciato un buco clamoroso, ripeto, non ci perdonano mai. E Gio Pedro fa un altro bellissimo gol, palo gol per essere precisi. Cagliari 1, Roma 0 all'Olimpico, dobbiamo inseguire anche oggi. Nainggolan è ovunque, uno dei migliori oggi, poi El Shaarawy subito da Perotti, sul destro prova a provarlo a giro, poi ancora Roma con Nainggolan, Pellegrini all'indietro per Emerson, in zona tiro anche lui, dentro per El Shaarawy che prova a girarsi e a girarla sul fondo, aveva dato l'illusione ottica del gol. Finisce qui il primo tempo allo Stadio Olimpico, amaro in bocca perché siamo sotto anche oggi, sembra un po' la Roma di inizio stagione, peccato però perché anche oggi partiamo bene dal punto di vista dell'aggressività, costruiamo palle gol e poi loro ci puniscono praticamente alla prima chance. Cigarini subito dentro con Juan Jesus che si perde, Pavoletti poi lo rincorre, Pavoletti in aria prova a calciare De Ligt con un grande intervento, la palla resta viva, ma che gol abbiamo preso, 2-0 per il Cagliari. Per carità, oh, sarò un fenomeno a difendere, però poi quando vedo queste cose, ma che devo fare? Ma che devo fare? Due cambi nella Roma, entrano Under e Keita. Siamo al 61esimo, serve il massimo sforzo, anche di più. Cigarini, interviene Keita con foga, con forza, però buttiamo dentro sto pallone, Keita arriva anche in zona tiro, prova a calciare! 2-1! Keita mette la firma in partite importanti, è entrato da 31 secondi e segna il gol del 2-1. Riapre tutto e qui occhio a Mahrez, la Roma può andare in entranza agonistica. Mahrez sul sinistro, ha visto Perotti, lo serve, poi c'è anche fallo su Mahrez, riservito, prova a calciare e poi si salva il Cagliari. In zona tiro Kolarov,
da Nainggolan. Dentro per Under, che bella palla, Under! Se l'allunga! Chiso per Florenzi. Prova a salire. Keita, occhio che Perotti parte ancora. Keita, lo serve, in area di rigore, Perotti è passato, la mette dentro, si salva ancora il Cagliari. C'è solo Florenzi dalla parte opposta, il tocco per Keita, ancora in zona tiro, può riprovare con il destro, eccolo ancora, Rafael! Adesso la Roma con il cuore in questo finale di partita, con Florenzi che la porta, con i minuti che sono sempre meno al termine. Keita dentro da Perotti, non passa il pallone, Cagliari rintanato dietro, poi con la Roma ancora centrale per Nainggolan che trova un varco, Marezza al limite, prova a girarsi, qui c'è fallo però, si è fischiato quelli di prima, poi De Rossi, prova il destro, rimpallato, rimpallato e sta rimessa per il Cagliari. Che culo c'avete! Che culo c'avete! Per Under che la tiene molto bene, poi dentro il pallone per Marez. Occhio che siamo nella finale di partita, Marez, ecco il cross, sta arrivando Perotti! Alto, maledizione! Finisce la partita, il Cagliari espugna l'Olimpico, vince 2-1. Mi sono rotto le palle, mi sono veramente rotto le palle, non è inutile commentare. È la stessa, cioè è uguale a Roma Spal, è uguale a Nizza Roma. Io non voglio dire che poi c'è il momentum, perché ho già parlato tante volte di questo fatto, ho detto che non sono una di quelle persone che giustifica le sconfitte parlando di momentum, però c'è poco da fare, c'è poco da commentare, abbiamo perso un'altra volta, penso sia il periodo più nero in assoluto delle nostre carriere, ma per il semplice fatto che io sono contento che FIFA abbia alzato la difficoltà, perché diventa tutto più difficile, tutto più stimolante. Soltanto che rimontare una partita ormai è quasi impossibile, è quello il discorso di base. Per carità, abbiamo tanti infortuni, questo è vero, non ci ha detto bene, non ci sta dicendo bene per niente proprio, cioè, abbiamo una sfiga clamorosa che difficilmente si vede nel mondo del calcio, perché poi loro fanno i gol di rimpalli, fanno gol clamorosi e noi dobbiamo probabilmente 10.000 palle gol per segnarne uno solo. Io veramente non so che dirvi, ragazzi, mi dispiace soltanto che chiaramente voi che seguite i video, che seguite la carriera, mi supportate molto, tantissimo, io vi ringrazio di cuore. Vedete, cioè 12 tiri, hanno fatto un tiro in porta, uno in porta, due gol, ma che cazzo, vabbè. Appunto, io vi ringrazio perché mi supportate, ma anche per voi che seguite sempre questa serie, devo dare di più, io ci provo sempre. Devo allenarmi sicuramente, perché è l'unico modo, no? Per migliorare intanto le mie capacità, al di là di quelli che sono i risultati della carriera. Purtroppo arriviamo a una partita come quella contro la Juventus, che forse è la più difficile, la più complicata, la più attesa all'inizio stagione da molti di voi e anche da me, in una situazione molto triste, perché siamo a 12 punti adesso, calcolo proprio in due secondi, forse anche sbagliato. No, 18, quanti so? 18 punti dalla vetta? Può essere? Sì, 18 punti dalla vetta, ragazzi. È clamoroso davvero. Però non so, siamo al settimo posto, la stagione è lunga. E vi ricordate anche con il Leicester l'anno scorso cosa successe? Poi riuscimmo clamorosamente a qualificarci quantomeno per l'Europa League. Quest'anno è ovvio che con la Roma bisogna fare di più. È ovvio che non ci possiamo accontentare di quello che stiamo ottenendo, non ci possiamo accontentare delle due vittorie di fila e poi tutti a casa, insomma, no, non bisogna fare così, non può andare così, perché siamo più ambiziosi, abbiamo un progetto più ambizioso. E comunque vi chiedo di lasciarmi qui sotto le domande pre-Juventus-Roma, perché magari prima di quella partita ci sarà bene una bella conferenza stampa.